In Abruzzo i treni restano tra i più vecchi, con l'età media dei convogli di poco superiore ai 18 anni, in cala rispetto al 19,5 del 2021, ma ancora molto lontana dai 14,6 del nord, mentre si incrementa di poco rispetto all'anno precedente il numero di corse totali, che passa da 197 a 211. Nella nostra regione sono 553 km di linee a binario unico, l'81,8% del totale, 676, mentre non sono elettrificati 206 km, pari al 30,5% del totale. Altra nota dolente, le linee ferroviarie chiuse e sospese ormai da anni. La linea Sulmona-Carpinone, utilizzata solo per la circolazione dei treni turistici, e la Marina di San Vito-Castel di Sangro, che risulta ancora armata, ma in carente stato di manutenzione. Sono i numeri per l'Abruzzo di Pendolaria 2024, il report di Legambiente su dati 2023, che fotografa lo scenario del trasporto ferroviario regionale. Qual è il vantaggio di un sistema di trasporto pubblico su ferro più importante? Sicuramente il vantaggio ambientale, dal punto di vista quindi della decarbonizzazione, che è fondamentale per perseguire quindi quella transizione ecologica anche nei trasporti di cui abbiamo bisogno. Sicuramente un sistema di alleggerimento quindi del traffico, soprattutto per quanto riguarda appunto i pendolari, e quindi fondamentale implementare da questo punto di vista il trasporto regionale e il valore quindi degli intercity come mezzo quindi di accompagnamento rispetto alle reti locali. Pendolaria 2024, fa notare Legambiente, è un report che deve essere considerato soprattutto in prospettiva futura. L'Abruzzo ha sicuramente dei margini di miglioramento, sperando che quello che è stato rilanciato sulla linea Roma-Pescara non sia solo una promessa elettorale, sperando che venga finalmente realizzata l'elettrificazione quindi della linea Sulmona-L'Aquila e che tutti quegli investimenti che dovrebbero venire anche dal rinnovo del contratto di servizio decennale con RFI siano effettivamente realizzati.